sa la banda della rapina paramilitare alla Sicur Transport di Catanzaro. Scuola lavoro a Catanzaro, alternanza sul palcoscenico. Asta di beneficenza con i giocatori del Catanzaro Calcio per Orlando Fratto il guerriero. Gentili telespettatori, benvenuti a S1 Notizie. La Polizia di Stato ha arrestato i componenti di un gruppo criminale responsabile della rapina compiuta nel dicembre 2016 al caveau dell'Istituto di Vigilanza Sicur Transport di Catanzaro. La rapina, messa in atto con metodi paramilitari e l'uso di mitra e sofisticate apparecchiature elettroniche, fruttò oltre 8 milioni di euro. L'assalto suscitò particolare allarme in quanto gli esecutori sfondarono con un potente mezzo cingolato i muri corazzati del caveau e bloccarono le strade di accesso incendiando 11 auto poste a sbarramento. Alla banda è stata contestata l'aggravante della metodologia mafiosa, infatti una parte dei proventi è stata corrisposta alle famiglie di 'Ndrangheta che hanno influenza sulla zona. Le indagini sono state coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che si avvalsa delle attività investigative condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dai poliziotti delle squadre mobili di Catanzaro e Foggia. La rapina, la società di trasporto valori Sicur Transport, fu consumata secondo un pianificato studio delle zone dove è situato il caveau e con la complicità di un dipendente dell'istituto, responsabile proprio della sicurezza del caveau, che fornì le informazioni preventive sull'esatto posto dove spaccare il muro, in maniera da consentire ai banditi di realizzare il colpo nei tempi da loro contingentati. Importanti per lo sviluppo dell'operazione Kelios sono state le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia legata sentimentalmente ad uno degli organizzatori del colpo, che ha fornito agli investigatori della Polizia di Stato riscontri su fatti e circostanze relativi al suo compagno e al ruolo primario che ha svolto nella vicenda. È un lavoro molto bello sul piano investigativo, perché è stimolante, perché sembra la trama di un film, e noi siamo riusciti a trovare alla fine, prima della parola fine, la soluzione di questo giallo, di questa trama. È stato possibile per aver lavorato con una polizia giudiziaria di qualità. In questo caso abbiamo interessato lo SCO, che è il Servizio Centrale Operativo che coordina tutte le squadre mobili d'Italia. In questo caso è stata importante, preziosa l'intervento della squadra mobile di Foggia, perché loro lì sono esperti, dato che su quel territorio ci sono delle organizzazioni specializzate nel fare questo tipo di assalti militari, sia di caveau sia di portavalori, bloccando addirittura autostrade sia sull'Adriatica che in altre parti d'Italia. Ma questo non bastava, questa specializzazione. C'è stata anche la bravura, ma soprattutto la determinazione che gli uomini della squadra mobile di Catanzaro hanno avuto. Non sono mai fermati dal dicembre del 2016. E questo lavoro da subito si è capito che riguardava la criminalità organizzata calabrese, catanzarese, crotonese, e quindi è passato il fascicolo alla DDA coordinata dal collega Luberto, e ci sono stati i colleghi Sirleo, Deborah Rizza, Assumma, che hanno lavorato in modo attento, sistematico. Negli ultimi giorni, negli ultimi 10 giorni, c'è stata un'accelerazione di questa indagine, e il fermo è motivato dal fatto che, dal dato che, il Passalacqua, che è, diciamo, uno dei promotori e basisti e organizzatori di questo assalto, voleva uccidere la moglie, perché l'accusava di aver rubato una parte di questo bottino, circa 120.000 euro degli 8 milioni e rotti. E quindi lei si è impaurita, è corsa dalla polizia e ha incominciato a parlare. È stata sempre con due cuori, perché non voleva denunciare il marito, ma allo stesso tempo aveva paura di essere uccisa.
Ma voi in queste indagini troverete, troverete la bontà della tecnica di indagine, cioè le intercettazioni telefoniche, ambientali, e lì riuscire ad inanellare i filmati che su tutto il territorio della provincia di Catanzaro sono stati utilizzati per le varie telecamere sparse appunto su tutto il territorio. Un'indagine molto importante e bella. Penso che il risultato di questa indagine, voglio essere un po' presuntuoso, possa scoraggiare altri eventi del genere, possa scoraggiare la criminalità organizzata calabrese a pensare di organizzare questo tipo di assalti, perché c'è un valore aggiunto ora in procura a Catanzaro: la grande determinazione, il non voler mollare l'osso, e c'è una grande carica, un grande entusiasmo nelle forze dell'ordine. Questo è un valore aggiunto che consente di riuscire ad ottenere questi risultati. Vi faccio un esempio di questo valore aggiunto, di questo grande entusiasmo. Nel momento in cui la polizia giudiziaria chiede un telefono, in 8-12 minuti il telefono è allacciato, in altri posti si aspetta anche 2 mesi. Beni per 22 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria a Girolamo Giovinazzo, 45 anni di Cittanova, detto Jimmy, attualmente detenuto, ritenuto organico alla cosca Rasso Gullace albanese di Cittanova. L'uomo è sposato con la nipote del defunto capo cosca Girolamo Raso. A Giovinazzo sono state sequestrate 8 società con sede tra Cittanova, Roma e Pomezia, operanti nei settori turistico-alberghiero. C'è anche la gestione dell'albergo di lusso Uliveto Principessa Park Hotel di Cittanova, ristorazione, agricolo, lavorazione del legname e trasporto rifiuti, 16 terreni e 2 capannoni ad uso industriale e disponibilità finanziarie e titoli comunitari Arcea. Oltre 4.000 capi di abbigliamento sequestrati nel corso di varie operazioni della Guardia di Finanza e mirate al contrasto alla contraffazione sono stati donati su disposizione del Tribunale di Crotone al Comitato Cittadino della Croce Rossa Italiana affinché vengano consegnati a persone bisognose. In particolare gli indumenti frutto di attività contro il commercio illegale di prodotti griffati saranno distribuiti dai volontari Croce Rossa Italiana della provincia a quanto versano in stato di indigenza e utilizzati anche per fare fronte alla richiesta da parte delle associazioni di assistenza di capi di vestiario per i migranti che sbarcano sulle coste crotonesi. L'iniziativa di beneficenza pensata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone è detto in un comunicato delle Fiamme Gialle ha trovato un'immediata sintonia del procuratore Giuseppe Capoccia e del presidente della sezione penale Abigail Mellace. Si chiama 1996 Primo Tempo e l'ultima fatica che il regista Salvatore Emilio Corea e lo staff di Edizione Straordinaria hanno ideato e programmato nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro che vede impegnati anche studenti dell'ITAS Bruno Chimirri di Catanzaro. Vediamo il servizio. Si chiama 1996 Primo Tempo. È l'ultima fatica che il regista Salvatore Emilio Corea e lo staff di Edizione Straordinaria hanno ideato e programmato nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro che vede impegnati anche studenti dell'ITC di Catanzaro Bruno Chimirri. È una commedia che all'auditorium del seminario San Pio X segna il debutto di un gruppo di allievi dei corsi di recitazione assieme ad altri della scuola di teatro Enzo Corea. Ma 1996 Primo Tempo, cosa significa? Perché è una storia che noi abbiamo voluto
fare nascere in un'epoca che i ragazzi stessi che la mettono in piedi è un'epoca che loro non conoscono, insomma non erano nati, la maggior parte di loro sono intorno all'anno 2000 e quindi stiamo facendo vedere un po' uno spaccato di una storia ai tempi in cui non c'era WhatsApp. Le comunicazioni avvenivano in maniera diversa, esisteva quell'oggetto che si chiamava telefono e ci sono questi ragazzi che un giorno decidono di andare a giocare a pallone invece di andare a scuola, una mattina di marzo, penso che sia marzo perché fa freddo, e decidono di non andare a scuola e di andare a giocare a pallone con delle ragazze che li vanno a vedere lì sotto un ponte. Avviene tutto perché loro raccontano le loro storie un po' come io lo chiamerei, purtroppo è stato già usato, ma il vero titolo doveva essere Uno sguardo dal ponte, se non l'avesse usato Miller era perfetto, cioè nel senso che noi raccontiamo la storia di queste persone e queste persone sono lì e raccontano loro stessi con un linguaggio da adolescente. Oh, proposta, pega modo. Sarebbe l'unico modo che hai per vincere. Voglio la fisseria, oh, con questa manco una battuta che può fare. Questa ha un nome. Non lo so come ti chiami. Claudia, mi chiamo Claudia. Claudia, mi chiamo Claudia. Eccolo che è arrivato qua. Ma ce l'ha la pallona? Sì, l'ha già trovato Andrea. Vieni, Stefi. No, Stefi, vieni. Perché dove venire? Ah, dai, vieni, Stefi. No. Dammi il pallone. No, ti ho detto di darmi il pallone. Ma è di pallavolo. Come volete giocare con un pallone di pallavolo? Guarda, la cosa più carina per loro era il fatto che veramente non riuscissero a comprendere l'idea che non c'era il telefonino. La cosa che per loro è stata più strana, stravagante, era che tipo di moda c'era allora, e ovviamente che tipo di linguaggio e che tipo di problematiche ci potevano essere, per esempio il ragazzo che ha finito la scuola, non sa cosa fare, è un po' sbandato, evita di fare l'università e gli arriva la cartolina del servizio di leva, cose del genere, quindi si sono dovuti raffrontare veramente un mondo che per loro è molto lontano, le lire, che per loro sono nati con l'euro, noi siamo nati con, per loro è tutto era tutto un mondo diverso, nonostante fosse molto vicino, perché il 96 è dietro l'angolo se ci pensiamo. Ragazze! Alberto, non parlerà un granché. Ancora non spiccica una parola di italiano ed è timidissimo. Uno sguardo? Vorrei che promo, Rashid? Neanche l'inglese. Tua città? Quale tua città? Rabat! E vedi che capisce. No, è che ha capito che la prima domanda è sempre quella. E ti è venuto a trovare in questo periodo? Sì, ora sta qui lui in primavera, per due settimane e poi in primavera vado giù io. Oh. E tu cosa fai? Studi? Tappeti! È una bella avventura, una delle tante. È intanto l'esempio di come in un posto ad alta densità educativa come il centro polivalente, persino l'alternanza scuola-lavoro, è brutto dirlo, ma può diventare veramente un'esperienza formativa, cosa che non sempre succede nelle nostre aziende, soprattutto nel nostro territorio. E invece l'esperienza di questi ragazzi, così come di un altro gruppo che sta facendo questo tipo di progetto con noi del Centro Calabrese di Solidarietà, si sta rivelando una bella esperienza educativa e formativa. In particolare questo spettacolo credo che sia in qualche modo proprio figlio biologico del centro polivalente, nel senso che ne ha i suoi tratti, ne riporta alcuni suoi tratti salienti. A me qualcuno l'ho detto, ecco che ho risolto. Ma se sei preso così? Buoni, state buoni. Cosa fare? Giochi subito? Ma direi che ti conviene, o no? Numero 5 sta in panchina. Si è alzato male stamattina. Mi sei ancora sentito dire. Qual è il messaggio che parte da questo palcoscenico e anche il bilancio di un'alternanza scuola-lavoro abbastanza inedita e stimolante? Che bella domanda, veramente bella che mi sono disorientato. Il bilancio è un bilancio positivo, ma positivo a livello umano, è una cosa meravigliosa. Noi quando siamo entrati per la prima volta nell'istituto biologico per fare il progetto, siamo la professoressa Costa ha radunato un po' di ragazzi e noi abbiamo visto per la prima volta che c'erano tanti maschi e tanti maschi che volevano recitare, soprattutto tanti maschi bravi. A quel punto con Claudio Livadese, con cui abbiamo coadiuvato il lavoro, ci siamo guardati e dico ma perché non fare allora proprio questo tipo di storia, raccontare questa storia che volevamo raccontare già da tanto ma non avevamo mai avuto maschi. E quindi è successo che
ci siamo riusciti e umanamente parlando è stato veramente un successo. Poi che cosa succederà dopo? Bene, è un tipo di alternanza scuola-lavoro che speriamo sia possa dare i suoi frutti, nel senso che è fatta bene. Abbiamo insegnato il mestiere dell'attore, è chiaro che non abbiamo creato degli attori, ci mancherebbe altro, ma non credo che i ragazzi che vadano a fare un'alternanza scuola-lavoro in un altro posto diventano medici, diventano segretari, cose, imparano delle cose. Ci fa un sacco di soldi e sottolinea un sacco. Grazie. Dalle foto non si capisce. È carino. Non per fare la porca, ma i diminutivi non gli servono proprio. Cioè, non per fare la porca, ma l'hai fatta. È Osvaldo. E chi l'ha più visto? Antonio Rispoli, 65 anni, e il figlio Giuseppe Cosimo, di 24, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica con l'accusa, il primo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed entrambi per furto. Cosimo Giuseppe è stato posto ai domiciliari. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA. In particolare, le indagini dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Roccella Ionica con il coordinamento della DDA Regina hanno consentito di accertare due tentativi di estorsioni poste in essere nel marzo del 2013 da Antonio Rispoli. Il 65enne, secondo quanto accertato dai carabinieri, telefonando da una cabina pubblica, aveva chiesto al proprio datore di lavoro, un imprenditore della zona, da prima 500.000 euro e successivamente 200.000, minacciando l'incendio della proprietà. Padre e figlio, a distanza di un anno, si sono resi responsabili del furto di mezzi agricoli del valore di 200.000 euro nell'azienda di Guardavalle, di proprietà del figlio dell'imprenditore, preso di mira in precedenza. In quella circostanza, Cosimo Giuseppe Rispoli, su indicazione del padre, aveva portato con sé una pistola. E personale del commissariato di Rossano della Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima nei confronti di un 54enne LG accusato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta del procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla, è giunto dopo che la vittima ha denunciato alla polizia una serie di maltrattamenti caratterizzati da atti di violenza fisica, morale e psicologica. Tre involucri contenenti complessivamente 15 grammi di marijuana, oltre ad un tritaerba in metallo a forma di teschio, sono stati trovati dai carabinieri di Pizzo con l'ausilio di personale del nucleo cinofili nel cortile dell'Istituto Nautico. La scoperta è stata fatta durante un controllo nella scuola, disposto nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole. E cambiamo argomento. Il Teatro Comunale di Catanzaro ha ospitato un'asta di beneficenza a favore di Orlando Fratto, il guerriero, il giovane di Soverato che in America è stato sottoposto ad un delicato e costoso intervento chirurgico. Le maglie di alcuni calciatori del Catanzaro sono state vendute e il ricavato interamente devoluto al guerriero, come è stato ribattezzato Orlando. Capitano, un'iniziativa di beneficenza per aiutare il guerriero Orlando, un'iniziativa che è nata da voi calciatori, il calcio può contribuire a realizzare dei piccoli sogni? Sì, era il minimo che potevamo fare, insomma, e questo si è realizzato anche grazie alla società che ci ha dato una mano e ha organizzato questa bellissima iniziativa. Io penso che, insomma, noi siamo giocatori, anche se non siamo di Catanzaro, ma una volta che siamo qui ci sentiamo tutti catanzaresi ed era il minimo, insomma, dare una mano a un compaesano come il grande Orlando e siamo contenti se la nostra piccolissima parte possa essere utile a servire Orlando. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci ai prossimi appuntamenti.